Siamo studenti del liceo Properzio di Assisi. Facciamo parte di un progetto europeo di Media Education. Vorremmo farle qualche domanda sul tema dell'Europa. Ci autorizza? E come no? Se dovesse fare una previsione, come sarà l'Europa, il cittadino europeo, tra 100 anni? Io spero che potremo arrivare a essere un'unica nazione. Quindi io dovrò essere per forza cittadino europeo, anche se non ci sarò più fra 100 anni. Poi siamo qui a Assisi, credo che Francesco sia all'origine della cultura italiana e quindi anche all'origine della cultura europea, e quindi penso che mi auspico vivamente che questa Europa vada avanti. E quindi che ci dovrebbe essere un'unione fra 100 anni? Ci dovrebbe essere un'unione politica, perché l'unione economica che è stata tentata di fare anche con l'ingresso dell'euro non risolve tutti i problemi complessi che è una società diversa, perché ci sono zone altamente industrializzate, zone molto ricche e zone molto povere, e per cercare di trovare un'unione in modo tale che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge, cosa che è un principio fondamentale della nostra cultura, questo necessita di un'unione politica più che un'unione economica. Quale Europa pensa che sia vincente? L'Europa del denaro, quella della cultura o quella dei cittadini? Io credo quella della democrazia. Nell'Europa è nata la democrazia. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Questa cultura che è nata, che ha due grandi filoni, uno quello giudaico-cristiano e l'altro quello che è nato dal pensiero, diciamo, illuminista, uguaglianza, legalità e libertà, costituiscono i due grandi temi della cultura europea. Quindi da questi temi viene la ricchezza culturale, sociale ed economica dell'Europa. Quindi questo per me è il tema fondamentale. Va bene, grazie mille. Grazie mille.